mi sembri proprio un giocatore che gioca un sacco a Roblox, soprattutto a Brookhaven. Beh sì, in realtà a me piace molto questo gioco, lo adoro, sto tutti i giorni qui. Si vede, si vede. Infatti sono super sicura che sai veramente tutto di Brookhaven tranne la cosa più importante. Oddio, che cosa? L'aggiornamento di Pasqua? Fuochino, con la Pasqua ci sei. Ma non è l'aggiornamento. Oddio, allora cosa? Io sono un super giocatore, adoro Brookhaven, voglio sapere tutto. Ma ovviamente i personaggi a tema Pasqua ufficiali di Brookhaven. Guardate qua che figata. Voi sapevate che talmente c'erano dei giocattoli dedicati a Brookhaven? Usciti per l'appunto per l'occasione di Pasqua. Quale regalo migliore? Altro che uovo. All'interno del pacchetto troviamo le tipiche uova di questo aggiornamento di Brookhaven, i pacchetti regalo che conosciamo benissimo e li utilizziamo per decorare all'interno del gioco. Ehi, qualcuno si ricorda questa torta? Io sì, è la torta di Brookhaven, è uguale! E poi ovviamente due personaggi pasquali a tema Brookhaven. Ma prima ho detto che è meglio delle uova di Pasqua, proprio perché all'interno troviamo un uovo con una sorpresa sul retro. Ci sarà un codice da grattare qui dietro da inserire su Roblox. Per esempio questo è il mio. Vi basterà andare nel sito ufficiale di Roblox e attivare una carta per mettere qui il codice. Wow, ho riscattato questa bellissima corona di fiori! Così facendo ho conquistato un oggetto che nessuno può avere se non con i pupazzetti di Brookhaven di Ray Toys. Adesso la sua stessa ghirlanda. Ci sono anche i peluche. Chi è questo personaggio? Qualcuno di voi lo conosce già, però senza casco. Eccolo qui. So già che li volete subito, infatti vi lascio il link in descrizione. Se volete acquistare questi pupazzetti è un ottimo regalo per Pasqua. Tutti stanno impazzendo con una nuova moda in questo periodo. E questa nuova moda è Brawl Stars. Un gioco che si può giocare con i propri amici dal telefono, dove consiste nel giocare in squadra, fare delle partite, degli scontri e prendere più trofei possibili. E quindi io e Jenny questa volta cosa vogliamo farlo? Ricrearlo perfettamente qui su Brookhaven. Sei pronta? Anche perché io ci ho già speso dei soldi in quel gioco. No, non parliamone, non parliamone. Anch'io, guarda, anch'io. Infatti terribile. Mi sa che porterò anche un video sul secondo canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi al secondo canale se siete interessati. Per prima cosa dobbiamo crearci l'avatar, il personaggio, visto che è una cosa super importante su Brawl Stars. E io, il mio personaggio, per quanto ce ne sono tantissimi, ce ne sono due che utilizzo tantissimo. E il primo è Nita. Ragazzi, giuro, non lo faccio apposta che scelgo sempre i personaggi che hanno degli orsi. Che ci posso fare? È destino. E quindi adesso con i codici io mi sceglierò il personaggio. Jenny, tu non mi dire quale stai per metterti. Ok, però devi capirlo dai vestiti che mi metto, va bene? Va bene, va bene. Nel frattempo, se vi piace ovviamente questo personaggio, io vi do qui i codici per farlo perfettamente su Brookhaven. Come primo codice ovviamente dobbiamo avere il mega orso che di solito ci segue dietro ed è anche la nostra ulti, che è questo codice qui. E come potete vedere mi sono messa un orsetto rosso dietro le spalle, è bellissimo. Poi peccato, l'unica cosa che lo posso lanciare. Come secondo oggetto è un oggetto che ci servirà da mettere sulla faccia per avere gli occhi uguali a lei, che ha questi occhi bianchi in capo. Volati. Ecco, questo codice è perfetto. E devo dire addio momentaneamente al mio cappuccio bianco e alla mia mascherina e alla mia faccia. Ok, quindi dobbiamo diventare così. Questo codice ci renderà praticamente molto più simile a lei. Ecco, questo qui, la bocca. E l'ultimo oggetto per completare la faccia è questo codice qui che ci aggiunge questa bandana nera. Oh, adesso la faccia l'abbiamo quasi uguale. Abbiamo poi come codice importantissimo questo qui, che insomma è la parte sotto del vestito che è identica. Quest'altro codice qui che ci permette di avere la parte sopra. E il vestito ci siamo, siamo identiche. Dovremmo solo cambiarci il colore un attimino della pelle per essere proprio al 100%. E come ultimo codice, ma non per importanza, anche perché è tipo il più importante, è questo qui che ci dà il cappuccio. Mamma mia, mi piace da morire. Penso che l'ho fatto praticamente quasi uguale. Già, fatti vedere. Oh mio Dio, ma tu sei uguale. Sei uguale. Ti piace? Oh mio Dio, sei uguale a Ems. Allora sì, è strano che abbiamo fatto due mitici e nessun leggendario, però direi che va bene. Ma noi siamo delle persone umili, umili. Allora, nel frattempo vi mostro a schermo tutti i codici che ha utilizzato Jenny per fare l'outfit. Qua ci sono tutti i codici, ce ne sono tantissimi, ma magari ne vedremo altri più avanti. Jenny, è il momento di scegliere la nostra squadra, perché i team sono formati al massimo da tre persone. Va bene, vai, inizia tu, vai, vai. Leon. Perché lui? Perché è l'unico leggendario, vieni con me. Sei proprio un infame. Va bene, va bene. Io invece scelgo Gus, mi piace un sacco come personaggio. Anche perché, ecco,
dai. Vieni. Gas, 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 na 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 na. Tocca a me? Vai. Edgar, il Mendic Xiao, cioè il suo giocatore preferito. È anche uno di quelli che odio di più, sai? Lo odio. Lo odio. È molto fastidioso, è un assassino. Vabbè, Gray, che ti devo dire? Comunque io ho solo due assassini. Gray, di qua. È cieco, Gray? Tu ti non mi ricordo, lore? No, non mi ricordo. Gray, di qua. Che succede? Sei un po' stupido. Sempre l'ultimo. Scusami, ma io nemmeno mi ricordavo che tu fossi un personaggio. Mi dispiace. Dai, un po' più veloce. Comunque io mi sono presi quelli solo di colore bianco, praticamente. Bene, e allora, Jenny, ti sfido. Chi ha la prima sfida qui su Brawl Stars? E sarà Foot Brawl. Prima di tutto, prima di iniziare la partita, dobbiamo costruire il campo da Foot Brawl. E ci serviranno scatoloni e staccionate. Allora, di solito, andiamo nella sezione staccionate. Ci sono delle staccionate qui di legno nei lati. Queste andranno benissimo, per esempio. Allora, ci sono anche alcune scatole. Sì, ci sono molte scatole. Quindi, 1, 2, li mettiamo accanto. Perfetto. E anche dall'altra parte. Ok, brava Jenny. Stai già andando molto bene, devo dire. 1 e 2. Ci sono anche tanti cespugli, praticamente, che sono i punti dove di solito si ci nasconde. E dovremmo mettere tanta erba. Sì, allora ce ne sono di qua. Pure tipo di qui, che poi va un po' così. Ok. Oh, sta venendo benissimo, te lo posso dire. Fantastico. Ok, mettiamo questo. Poi abbiamo tipo dell'erba qui negli angoli. E ovviamente poi gli scatoloni. Forse questi li metterei un po' più alti, così puoi effettivamente nasconderti così. Ok, ci siamo. Facciamo tipo una sottospecie di disegno in questo modo. E così. Oh, guarda quanto è bello. Che campo. Questa è un'opera d'arte però, eh. Guarda qua. Siamo. Questa è proprio un'opera d'arte. Belli. E adesso direi di iniziare la partita. Il primo che arriva a 2 punti vince. 3, 2, 1, via. Togliti. Mamma mia. Guarda via. L'ho corso. Ho corso direttamente verso la porta. E siamo 1-0. Attenta, ne faccio un altro. Ne faccio un altro. Ez, bravo, bravo. Fagli l'emoticon. Fagli l'emoticon in faccia. Via! No, no, che via, che via. Aspetta, sto ancora facendo l'emoticon. Questo è un autogol però, aspetta. Scusami. Aspetta un attimo. No, vediamo, continuate ad andare verso di qua. Per favore, dov'è la palla? Perché sta andando tutto così tanto? Oh, toglietemi. Leon! No, Leon. Oh mio Dio. Ma perché questa palla non funziona? Verso quella porta. No. Ferma sta palla. Sì. Okay. Dov'è? Oddio, ma vedi che gli ostacoli danno un sacco fastidio perché non certo, vedo la palla. Certo, sono apposta. Ok, aspetta, vai di qua. Di qua. Rompi la porta in porta. Oh, ma come la sto bloccando bene? Aiuto! Sì. Allora, Jenny, ti devi spostare. Questo... No! Sì, no! Sì! Gray! Attivati! Attivazione! No, non uscire dalla porta! Gray! Oddio! No! Non è entrata. No, fermate questa maledettissima palla. Gray, ma tu Gray, stai fermo. Portiere, torna tra i po'. Per l'amor di Gray, stai lì, stai da quella parte. No, ferma. Tornatene indietro. Gas, vai, gas. Vai. Leon, sì. No. Allora, non può essere. È l'ultimo mio punto. Verso la porta. Verso la tua porta. Verso la porta. Sì, Edgar, no. Toglietemi. Ragazzi, ho la partita più difficile. Bravo Gray. Fermagliela. Tira. No! Sì, cammina. Palla fuori. Del cavolo. Fuori. Non ci posso credere. Non può continuare così però, non . Può continuare come? Fuori. Fuori. Rotola in porta. Basta. Com'è che hai fatto il primo gol? Era impossibile da giocare. No, è proprio come nel gioco reale. Oh, sto andando. Vai, gas! Gas! L'incredibile! L'unico! Settetela! Sì! Oh mio Dio! Ez! Ho ultato. Qual è la sua ulti? Cosa ha fatto? Non me lo ricordo. Sono la sua ulti. Quindi le coppe vanno a noi.
e passiamo al prossimo gioco. Il prossimo gioco che faremo è rapina. Come si fa rapina su Brook Haven? Prima di giocarlo vi mostro come poterlo costruire. Allora, io prenderò una casa qui. Ok, una casa qualsiasi. Potremmo mettere, che ne so, questa qua premium, mi piace molto. Ok, tu di fronte a quest'altra casa dovrei mettere un'altra casa lì sotto. Qua sotto, perfetto. Allora, proprio la casa, guarda, ti dico il numero perché effettivamente sono le uniche due case che si vedono di fronte. 18, la casa 18, perfetto. Metti una casa che vuoi, perfetto. Scegli quella che ti piace di più, quella che tu ritieni più utile. Ok, Jenny ha deciso di mettere casa sua, un laboratorio. Ok, quello cosa dobbiamo fare adesso? Io e la mia squadra dobbiamo nascondere la nostra cassaforte all'interno della casa. No, non si può utilizzare la cassaforte che ce n'è già nella casa di base. Quindi prendiamo un attimo i props. E quello che dobbiamo fare è, da adesso, nascondere la cassaforte senza che voi spiate. Quindi via, per favore, squadra di Jenny. Squadra, andiamo. Ovviamente dovremo scegliere chi difenderà la casa e chi attaccherà l'altra cassaforte. Allora, dove posso metterla? Ehi, Edgar, era a casa tua, era mio. Edgar, vieni, Edgar, qui. Edgar, te ne vai, per favore. Allora, voglio nascondere la cassaforte qui. Allora, perfetto. Quindi io la mia cassaforte l'ho messa. Quello che dobbiamo fare è rapinare la cassaforte dell'altro. E il modo per cui difendersi dalla casa è che ci saranno due difensori che ogni volta che qualcuno entrerà in casa verrà bannato, li bannerà, ok? Per esempio, Gray, io sono il difensore di questa casa. Se ti fai scoprire entrare, quello che ti succederà è questo. Esattamente questa cosa. E sarai eliminato dal gioco. Quindi verrai bannato. Sempre a me. Lo so. E ragazzi, voi sarete i difensori della casa, nel mentre io sarò l'attaccante. E sarà importante non farmi vedere, così non verrò bannata e potrò rapinare la loro casa. Ok, allora io mi prendo tutto. Mi raccomando, anzi, chiudiamo proprio la porta, così renderà ancora più difficile. Ah, giusto, ti devo sbannare, Gray. Jenny, hai scelto i due difensori? O sei tu il difensore? Sì. No. Io attaccherò casa tua. Va bene, ottimo. Ok, ragazzi, ho messo la cassaforte nascosta. Adesso devo andare all'attacco, perché, ragazzi, chiudete la casa però, cioè, nel senso, non deve rimanere aperta, mi raccomando. Non devo farmi vedere perché verrò bannata, quindi ho la mia bomba, vediamo di passare. Ragazzi, devo andare a rapinare la sua cassaforte senza farmi vedere. Ci sono già delle persone lì davanti, devo fare il giro più lungo possibile. E se ovviamente mi vedono dentro la casa, mi bannano subito. Ovviamente non posso cambiare né aspetto né nulla, perché non si può fare su Brawl Stars, quindi non lo posso fare nemmeno qui. Devo cercare una via secondaria per entrare da qualche parte. Non so se incastrando tipo il letto qua sotto riesco ad andare sottoterra e vedere la casa. Forse sì. Ok, devo fare una cosa molto molto difficile. Se io metto una scala qua, ok, anzi qua, più vicino possibile alla mia faccia. Ok, qui giriamola così. Ok, non riesco a girarla. E poi salto. Secondo voi riesco a cadere in un posto sicuro? Forse se la metto più giù ho più probabilità. Vediamo. No, non mi ha fatto cadere, però ci sono quasi. Qua ci sono due piante e c'è una specie di risalitina. Sapete che cosa potrei prendere? Sì, mi serve una scala. Mi sono incastrata. Fammi mettere il letto, fammi saltare. Dai. Dai che ce la posso fare. Ok, lo devo mettere qua dentro. Fammi mettere il letto. Ragazzi, non ha funzionato. Devo entrare da un'altra parte. Forse se entro da qui. Allora, lì c'è Leon. Se io entro magari da qua dietro col letto, forse non mi dovrebbe vedere. Allora, prendiamo qua. Ok, e salgo qua sopra. Ora tolgo tutto. Sono sopra. Devo solo capire dove hanno messo la cassaforte. Oh mio Dio, c'è gas da quella parte. Ti prego, non dovrebbe vedermi. Non dovrebbe vedermi da lì. Ok, vado sul tetto. Uno, ok. E sono dentro. Fammi passare di qua. Veloce. Mi sa che questo qui è addormentato. C'è troppa gente qua. Di qua. Ok, scendiamo. Speriamo che nessuno mi abbia visto. Ma in teoria non sto sentendo. Oh no. Dove mi metto? Posso nascondermi qua? Ok, vediamo se mi ha visto. Forse no. Devo cercare sta cassaforte. Quella è ancora lì. Dove l'ha messa, Jenny? Dove l'ha messa? Non è qua? Dov'è? Quello si sta muovendo? No, è fermo lì a guardare. Forse ho un'idea. Posso passare da una stanza all'altra col lettino. Vediamo se riesco un attimino a infilarmi da qualche parte. Vai, letto. Funziona, ti prego. Fammi andare nella stanza che c'è qua dietro. Ok. Forse posso rientrare. Non è che l'ha nascosta tipo dentro le mura, nel passaggio segreto?
Qua sembra che c'è una cassaforte. No, però mi sembra troppo difficile. Allora, rispuntiamo di qua e vediamo se è posizionata qui dentro. Allora, io per sicurezza questa la rapino anche, perché non so dove l'ha messa, però la prendiamo. Ok, uno. Oddio, adesso verranno tutti da me. Tutti da me. Dove l'ha messa Jenny l'altra? Oddio! Ti prego non bannarmi, ti prego non bannarmi. Ti prego non bannarmi. Dove ha messo la cassaforte? Dove ha messo la cassaforte? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ah! Ma come faccio? Mi hanno appena catturato. Raga, niente. Sono stata bannata. Non ce l'ho fatta. Mi sa che ho perso la sfida. E mi sa che adesso andrò a vedere Jenny che mi deruba la casa. Oddio, ho sentito una bomba a casa mia. Non è possibile, non è possibile. Devo entrare anch'io. Ci devo provare. Casseforti, no. Scusami. Oh mio Dio. Ok, ok. A quanto pare non mi hanno visto. Ho sentito. L'ho trovata. Non ci credo. L'ho trovata. Ho preso i soldi e si fugge da questa casa. Non ci posso credere, ragazzi. Come sta andando qui? Dov'è Jenny? Non dirmi che è riuscita ad entrare in qualche modo. Ok, là sopra ci sono i miei compagni. Non posso entrare nemmeno in casa. Che sta facendo? No, ha i soldi in mano. Ha trovato la cassaforte. Mannaggia. Jenny, ce l'hai fatta. Dove cavolo hai nascosto la cassaforte? Ah, sì. Ce l'ho fatta. Dove sei? No, che ho qui i quattrini. Oh mio Dio. Ok, siamo 1-1. Manca l'ultima sfida. E vedere dove è nascosta la cassaforte? Sì. Vieni con me, principianti. Mi devono sbannare. Mi hanno bannato. Vabbè, ti prendo in braccio io, vieni. Non ci posso credere. Guardate, questo qui mostriamo pure i trucchi per commentare le case bannate. Ragazzi, mi sa che sei bannato anche tu. Vabbè. Ma no, ragazzi, per favore. Non è Edgar il padrone della casa, mi sa. Era Leon. Lì? Okay, grazie. Perfetto. Allora, guarda dove ho messo la cassaforte. Quella. Tu qua ci sei. No. Io quella l'ho derubata. No, avevo ragione. Non dirmi che avevo ragione. Io non ho fatto tutto il giro. Eccola qua, la vedi? No. Ok, sei stata più brava. Lo ammetto, ok? È stata molto più brava. No, ma non sei più sbannata? Penso che mi abbia sbannato. Sono molto perfetto. Triste, però. Ok, però siamo 1-1. Manca l'ultima sfida. L'ultima sfida sarà Raffa Gemme. E useremo come gemme proprio i cuori, questi cuori. I cuoricini viola, rosa, okay. In realtà, però. Leon sarà incaricato di nascondere le gemme al centro e ne metterà un sacco. Cioè, vince chi conta più gemme in giro. Ok. Ok, quindi adesso noi ci nascondiamo, non guardiamo, perché la sfida sarà solo tra me e te. Il giudizio finale, sei pronta? Ci sto. Jenny, abbiamo posizionato le gemme ovunque. Abbiamo da adesso 3 minuti di tempo solo io e te. Ricordo, questa è una sfida tra noi due. E vediamo chi arraffa più gemme nel modo più veloce possibile, ok? Quindi ok, la modalità si chiama arruffa gemme. Brava, ok. 3, 2, 1, via. Ok, allora non mi sentirò più con Jenny, ragazzi. Allora, vedo già un sacco di gemme e le raccolgo. 1, ok, ci siamo. 2, ok, quella la posso togliere. 3, e sono a 3 gemme. 4, 5, 6. Oddio, spero di essere più veloce possibile. Cos'è qua? Ce n'è un'altra. 7, perfetto, magari salendo sul tetto. Vediamo un attimino, dobbiamo essere veloce. 8, 9, e ci siamo. Dove? Qui ce ne sono un sacco. 10, 11, 12, 3, oh mio Dio, qua ce ne sono tantissime. 13, 14, 15, 16, 17, oddio, 18, 19, oddio, non ho messo una io, no, 19, 20, ok, siamo a 20 gemme, dobbiamo cercare in giro se ce ne sono altre, allora controlliamo bene, qui, 21, 22, madonna Jenny è veloce, 22, ok, 23, 24, 25, 26, 27, 27 gemme, io non so quante ne ha messe, però in teoria siamo lì, allora sto cercando, 28, non ne trovo più. Ok, raghi, corro, allora ne ho visto già una, la prendo via, 2, ok, 3, oh mio Dio, no, ti prego, 4, 5, ne vedo qua sotto, allora devo fare questa strada, poi devo aprire il passaggio segreto, ero a 5, giusto? Ok, 6, 7, vediamo se c'è qualcosa, 8, 9, ok, qua non c'è più nulla, perché devo tornare sopra. Allora, voglio controllare se ce n'è anche qui, non mi sembra di vederne altre, ce n'è un sacco, ma quelle sono di Roby. Allora, qua le ho prese tutte. Oh mio Dio, raghi, dove sono le mie? Oh, ok, forse c'è una qua. Perfetto, 10. Le ha prese tutte. Allora, ne ho visto forse qualcuna qui. Oh mio Dio, non posso. Non ci credo che sono caduta. Ragazzi, sono impedita oggi. Queste sfide mi mettono ansia. Riesco a prenderla da qua. 11. No, le sto piazzando.
Non ne trovo altre. Non ne trovo altre. Qua nella vasca? No. Raki, non ne trovo altre. Jenny, finito il tempo. Ah, quante non ne trovate altre. Non ne trovate altre. Ne ho prese 11 se non sbaglio. 11? Io ne ho trovate 28. 28? Sì. Sei pazza. Sì, te ne ho trovate 28. Beh, brava, mi dispiace. Io non sono stata così brava. No, dai, GG. Si dice GG in queste casi. GG. Questa bella era partita. Brawl Stars su Brookhaven. Se volete altri video del genere con altre cose, mi raccomando, ditecelo nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione da Robby e Jenny. Giocate a Brawl Stars e anche a Brookhaven. Ciao.